Appena usciti dalla proiezione di Queer di Luca Guadagnino, uno dei film più attesi di questa 81esima mostra del cinema di Venezia, Queer interpretato da Daniel Craig, ex 007, qui in un ruolo di omosessuale, che è la prima grande novità, un omosessuale che si invaghisce perdutamente di un ragazzo enigmatico, nel senso che non lascia svelare i suoi pensieri, forse non ne ha di pensieri profondi, forse è soltanto bello. Intorno c'è un Messico ben diverso da quello di Spectre, del Giorno dei Morti, della prima sequenza magnifica del film con 007 che Daniel Craig aveva interpretato. Qui invece c'è un Messico di bevute, di perdizioni, di motel molto squallidi, di sesso, di americani in cerca di ragazzi, di uomini, di prostituzione, di dissoluzione, nel mondo che poi è caro a Burroughs, che ovviamente era uno degli autori più maledetti della Beat Generation, strafatto di droghe, di alcol lui stesso, l'autore del Ten nel deserto, del Pasto nudo e di questo romanzo da cui è tratto il film di Guadagnino. Insomma, un mondo totalmente febbricitante che poi esplode, diciamo, nell'ultima parte del film, ambientata nella giungla messicana, dove troviamo apparizioni strane, allucinazioni e quant'altro. Il film è molto teso nella prima parte, ti fa vibrare di questa tensione erotica eccetera, Daniel Craig e il ragazzo, e ci sono delle scene anche molto esplicite, baci sulla bocca con baci reali, insomma, e molte scene di nudo, molte scene di sesso orale, dei nudi frontali degli attori, insomma, un film che potrebbe destare scandalo, che ha avuto un'accoglienza, come dicono, mixed, cioè applausi nella proiezione stampa, ma anche qualche voce forte di dissenso. Queer di Luca Guadagnino alla 81esima mostra del cinema di Venezia.